così alla fine ci sei andato anche tu. Già. È incredibile. Scommetto che ti sei annoiato. Sì, infatti. Ce l'ho fatta! Sì, sono qui! Salve, mi chiamo Mark Evans. Voglio iscrivermi al club di calcio. E dopo aver fatto tanto rumore, alla fine... Mi hanno detto che è lei che si occupa del club di calcio, professore. Io vorrei farne parte. Mi dispiace molto. A proposito, purtroppo in questa scuola il club di calcio non c'è più. Allora ci vediamo alle 8. Che? Mi raccomando. Cosa? Stand up, stand up, ci agori io. Inazuma Challenger. Giochiamo a calcio! L'attacco della squadra più forte, gli Ogre! Bravissimo. Ascoltami, Bash Lancer. Tu dirigerai la nostra squadra speciale. È deciso. Fai attenzione. Il nemico che dovrai sconfiggere è questo. Bene, ragazzi, giochiamo a calcio! Queste parole possiedono un fascino malefico. Miei cari amici, in questa nostra epoca la pericolosa idea nota con il nome di calcio ormai si è diffusa ovunque. Se non agiamo in fretta, questo sport conquisterà i cuori dei bambini che in futuro nasceranno e indebolirà le loro giovani menti. Tutto è cominciato con questo ragazzo, il suo nome è Mark Evans. Il momento chiave è stata la sua vittoria nel torneo Football Frontier di 80 anni fa. Ma noi siamo in grado di modificare il corso della storia. Ammiraglio Hillman! Sì, Bausen, cosa c'è? Tutti i preparativi sono terminati. Splendido! Va bene, non perdiamo altro tempo. Diamo subito inizio alla missione Spaccatuono! Sì! Ma sì, è vero, hai ragione. Allora, davvero! Pensavo io così.
Allora, cominciamo ad allenarci? Ragazzi, che vi succede? È da un po' di tempo che non ci alleniamo come si deve. Cosa vuoi dire? Che hai trovato un campo per noi? Mi sono messo d'accordo con quelli del rugby anche stavolta. Ne ero sicuro. Faremo la solita figura da imbranati, che tristezza! Se siamo solo sette, forse potrebbe andare bene anche il campo da tennis. Secondo me è meglio aspettare di trovare campi disponibili. Già, non sono mai disponibili. Siamo una squadra di calcio, ragazzi! Football Frontier! Quest'anno noi parteciperemo al torneo! Kevin, Steve, cosa ne pensate? È impossibile. E tu, Jack? Sam, Todd, allora? Se siamo solo sette è piuttosto difficile giocare una partita, accidenti! Sei lento, che aspetti a tirare? Vuoi stare zitto? Adesso basta! Non siete entrati nella squadra solo per perdere tempo! Che dovrebbe fare una squadra di calcio se non giocare a calcio? Vi saluto! Io non capisco perché Mark si scaldi tanto. Già, secondo me non ne vale la pena. E poi in giro si dice che la squadra verrà smantellata. Mark! Ciao! Ciao Silvia, come va? Mi dispiace tanto che la squadra non abbia un campo per giocare. Sì, dispiace anche a me. E gli altri che fanno? Le solite cose. Dici che dovrei costringerli ad allenarsi? Stai tranquilla, vedrai che molto presto torneranno ad allenarsi. So quello che dico, perché quei ragazzi amano il calcio, ne sono certo. Ma allora possiamo andare a giocare in riva al fiume? Pensi che la squadra di una scuola elementare possa andare bene? Ecco... Ma sì, in fondo quei ragazzini sono bravi. Sono più che certo che ci divertiremo. Passala! Cosa? Passala, Michael! Tira! Va bene, ragazzi, alternatevi un po'. Prima tocca a Robert e poi a Taylor. Ok! Robert, sei pronto a tirare? Sì, fa attenzione perché questa volta farò un gran gol! Voglio sapere immediatamente chi è stato! Vi siete fatti male, scusate tanto. Adesso ci ridareste il pallone. Yeah. Oh no, Mark! A quale pallone ti riferisci? A questo? Guarda, ha la maglia della Raymond, ma non vedo gli altri giocatori. Deve trattarsi di una squadra da quattro soldi, amico. Dei mocciosi che giocano a calcio, ma che spettacolo penoso. Arnold, che ne dici di dargli una dimostrazione delle tue abilità? Sì, buona idea. Ti faccio vedere come si gioca. Va a prendere. Arnold, ti senti bene? Rispondi! Non finisce qui, ve la farò pagare cara! Grazie per l'aiuto! Aspetta! Ma tu giochi a calcio? Hai un tiro fantastico! Vai a scuola da queste parti? Qualche volta magari potresti allenarti con noi! Ehi, ma... dove vai? Bene, pare che non siano ancora entrati in azione. Ciao! Ieri credo di non essermi presentato proprio nel modo migliore. Quindi rimedio, io mi chiamo Mark. Sono il capitano della squadra di calcio e come ruolo gioco in porta. Perché non ti unisci a noi? So che la Kirkwood ha sempre avuto una squadra di calcio molto prestigiosa. Deve essere per questo motivo che hai un tiro fenomenale! Allora ti va? No, mi dispiace. Non gioco più a calcio. Cosa? Non giochi più a calcio? E perché? È una lunga storia. Mark, il professor Wintersy vuole parlarti immediatamente. Ti aspetta in presidenza. Sai che cosa vuole? No, ma penso che sia una cosa importante. A dire la verità, ho un brutto presentimento. Credo che vogliano smantellare la squadra o roba del genere. Smantellarla? Ho sentito anch'io delle voci al riguardo. Non se ne parla nemmeno. Non permetterò che distruggano la squadra di calcio. Bene, di che cosa voleva parlarmi, professor Wintersy? Volevo informarti che nel giro di una settimana la nostra squadra disputerà una partita di allenamento e l'avversario sarà la Royal Academy. Cosa? La Royal Academy?
Ma è la squadra più forte di tutte le scuole medie del paese! Non sei entusiasta? Nella storia del torneo Football Frontier è l'unica che non è mai stata sconfitta. Io sono sicuro che ai miei compagni farà molto piacere disputare una partita d'allenamento contro una compagine così forte. Ma al momento la nostra squadra ha solo 7 giocatori. Perché non provate a trovare qualcuno in questi giorni che precedono la partita? Eh? È bene che tu sappia che se non troverete giocatori a sufficienza, oppure se perderete la partita, la vostra squadra verrà sciolta. Ormai è quasi deciso. Non potete fare tutto da soli! In effetti la decisione spetta oltre che al preside e al direttore amministrativo. Ma non ci sono abbastanza risorse per portare avanti una squadra con risultati così scarsi. Cosa? Ascoltami, Mark. La gestione economica della scuola è stata affidata alla signorina Raymond. Non vorrei dirci! Chi ha intenzione di giocarla davvero questa partita? Non permetterò che sciolgano la squadra di calcio! Posso trovare altri giocatori e lo dimostrerò! Ma l'avversario è la Royal Academy! Questa è una sfida impossibile! Ci daranno una bella lezione, sì, ci umilieranno! Proprio così e per la nostra squadra sarà la fine! Dovremmo dire addio anche alla nostra sede! Smettetela! Se amate il calcio dovreste sapere che anche l'impossibile può diventare possibile! Non potete arrendervi senza prima avere tentato! Non potete arrendervi così facilmente! Unisciti alla nostra squadra di calcio. Avete ancora una squadra di calcio? Unirmi alla vostra squadra? Una volta mi hai detto che vorresti competere con i migliori atleti del paese, ricordi? Se tu accetti me lo puoi dire in qualunque momento. Dopo la scuola andiamo ad allenarci dalle parti della Steel Tower. Perché non ci raggiungi lì? Ci vediamo, amico. I migliori atleti? Parlava di calcio o di atletica? Una squadra di calcio. Non c'è ragione al mondo per cui debba unirmi a voi. Ma puoi provare a chiedermelo di nuovo quando vi mancherà un solo giocatore per completare la squadra. Uno solo? Perché? Semplice, perché sarebbe fantastico se nel momento del bisogno io riuscissi a salvare la vostra squadra. Lascia stare. Ehi, tu! Ma? Oh no! Cavolo, mi ha scoperto! Vuoi iscriverti al club di calcio? Ma sì, per lui sono soltanto un altro ragazzino che vive in quest'epoca. Dai, vieni a giocare a calcio con noi. Avrai dei compagni di squadra fantastici, credimi. Ti troverai benissimo. Muoio dalla voglia di vederla. Eh? Ehi, aspetta un momento, vedere che cosa. Fermati! Torna indietro. Signor sì, riavvolgete. Troverai benissimo. Muoio dalla voglia di vederla. Se non sbaglio, quel ragazzo con cui parla Mark Evans non c'era la prima volta che abbiamo esaminato quest'epoca. Ha ragione, non l'abbiamo mai visto. Inizio subito ad indagare. Comunque questa faccenda è strana. Com'è possibile che Mark Evans riesca a influenzare così tanto le persone che lo circondano, persino in una situazione come quella? Può darsi che dipenda dal fascino che emana. Sono contento che ti piaccia venire in questo posto. Io lo adoro, è il mio preferito. Ci vengo fin da quando ero piccolo. Dimmi, Axel, hai sentito anche tu della partita amichevole che abbiamo in programma contro la Royal? Purtroppo non abbiamo abbastanza giocatori. Lo sto chiedendo a tutti in giro, ma a quanto pare non ne vuole sapere niente nessuno. Ascolta, non è che per caso hai cambiato idea e vuoi giocare? Io voglio giocare a calcio con te. Insieme possiamo formare una squadra fantastica, la più forte di tutte. Sono stufo di starti a sentire. Aspetta, perché ieri hai calciato quel pallone? Sei davvero testardo. Ora basta. Devo allenarmi. Ah!
È bello tosto il tuo allenamento speciale. Nathan! È davvero insolita come pratica. Già, guarda un po' lì. Ma io non ci capisco niente. Non mi dirai che tu ci leggi qualcosa, vero? Certo, lì c'è scritto come costruire un'azione da gol. Dici davvero? Proprio così, sai che l'ha scritto mio nonno? Cosa, tuo nonno? Sì, amico. Lui allenava la Raymond. Quelli della Royal sono fortissimi. Per questo credo che l'unico modo di fermare il loro gioco sia quello di imparare alla lettera gli insegnamenti di mio nonno. Dimmi, Mark, tu pensi davvero di poter vincere contro la Royal? Sì, certo. Scusa, che significa? Che la tua grinta mi ha convinto. Io accetto. Allora benvenuto nella squadra, Nathan. Io ci sto, e voi? Cosa volete fare, ragazzi? Capitano! Ciao! Ragazzi! Capitano! Come stai? Ti sei fatto molto male. Se continui così, il giorno della partita con la Royal sarai esausto. No, non preoccupatevi, sto bene. Forse non lo sai, ma i ragazzi stavano osservando il tuo allenamento da prima che arrivassi io. Cosa? Ti abbiamo visto domandare l'adesione ai membri degli altri club e allora... Ecco, come dire... Ci sei stretto il cuore proprio come poco fa, quando abbiamo osservato da vicino il tuo allenamento speciale. Capitano, chiedo il permesso di partecipare al tuo allenamento speciale. Anch'io! Voglio farlo anch'io, capitano! Possiamo allenarci tutti insieme! Ragazzi, cosa volete che vi dica? Sono commosso, io non vedo l'ora di cominciare! No! Non perdiamo tempo, mettiamoci al lavoro! Sì! Ragazzi, ecco la persona che ci permetterà di giocare la partita di oggi. Lui è Maxwell Carson. Ciao a tutti, voi potete chiamarmi Max se preferite. Ma capitano, anche con lui siamo solo 9 giocatori. Veramente siamo 10. Dimmi una cosa, Jude. Perché dobbiamo giocare contro una squadra come questa? Non ci servirà a sviluppare le nostre capacità. Non si può mai sapere, amico mio. Potremmo imbatterci in qualcosa di molto interessante. Professor Killard, è arrivata la Royal Academy. Fino a questo momento non sono intervenuti sul corso della storia. Comunque, continuerò a tenere gli occhi aperti. D'accordo, ma fai molta attenzione. Non sappiamo che genere di stratagemmi può architettare l'ammiraglio Hillman. Ricevuto, professore. Kenon, per favore, sta attento. Su, facciamogli vedere come gioca la Royal Academy. Forza, sono pronto. Vai! Cosa? La Royal ha segnato un gol che ha lasciato tutti sbalorditi per la potenza, la precisione e la velocità. È bastato un tiro, un solo tiro da centrocampo e sono passati in vantaggio. Non c'è dubbio che la squadra sia composta da autentici fuoriclasse. Non si rialza. Gli avversari sono più forti del previsto. Il nostro portiere è svenuto. Capitano! Oh no, Mark! Mi dispiace, sono mortificato. Non sono riuscito a fermarla. In confronto a noi hanno una forza incredibile. Come facciamo a contrastarli? È vero, non ce la faremo mai, siamo inferiori. Ma cosa state dicendo? La partita è appena cominciata. Noi dobbiamo dare il massimo. Ed ecco il fischio dell'arbitro. Le squadre vanno a riposo. Il primo tempo vede gli avversari in vantaggio per 10-0. Sono distrutto.
Sì, non hanno neanche la forza di parlare. Vorrei tanto sapere come fanno. Guardateli, non ce n'è uno, dico uno col fiatone. Per forza, nemmeno corrono, calciano da fermi. Segnano ogni 4-5 minuti e io non ho ancora toccato un pallone. Basta, non lascerò che finisca così. Nel secondo tempo li faremo correre noi, fino a sfinirli. Fino a sfinirli, dici? Sì, ma come facciamo? Siamo stanchi, non abbiamo più un briciolo di forza. È vero, non riesco neanche ad alzarmi in piedi. Non dobbiamo gettare la spugna, abbiamo altri 45 minuti, no? Vuoi giocare anche il secondo tempo? È inutile continuare. Io direi di finirla qui. Non rimonteremo 10 gol nemmeno in un giorno. Invece giocheremo fino alla fine. Chissà, forse la fortuna potrebbe anche darci una mano. Ma non lo sapremo mai se non finiamo la partita. Mi sentite? Ehi, sto parlando con voi. È un comportamento privo di logica. Non hanno alcuna chance di vincere quella partita. Perché si dà tanto da fare? Non so cosa dire. Bausen, vieni avanti. Hai scoperto qualcosa? Purtroppo no, ammiraglio. Però abbiamo la certezza che il ragazzo che abbiamo visto prima non è uno studente della Raymond di quell'epoca. È come se provenisse da un altro tempo. È come immaginavo. Continua a indagare su quel ragazzo misterioso, Bausen. Adesso però tocca a noi. Dobbiamo fare in modo che un punto cruciale della storia venga cambiato. Che intende dire? Come tutti sappiamo, l'intervento provvidenziale di Axel Blaze ha influito in modo decisivo sul futuro di Mark Evans. Però mi chiedo, se quel ragazzo non avesse mai giocato l'amichevole, che cosa sarebbe successo? Le squadre sono pronte per i secondi 45 minuti. La Raymond avrà trovato il modo di contrastare la potenza degli avversari? Calcio d'inizio per la Royal! Molto bene! È il momento della zona micidiale. Facciamogli vedere come si gioca a calcio! Zona micidiale! Continuiamo così! Non devono avere un attimo di tregua! Dai, fatti vedere. So che ci guardi. Mostrati, altrimenti sarà quel ragazzo laggiù in porta a farne le spese. Scaldati le mani. Perché fanno questo? Il loro scopo non è segnare, non gli interessa. Quello che vogliono realmente è sfinire Mark. Smettetela subito, vigliacchi, basta! Questo non è giocare a calcio! Ma che vuoi fare? Accidenti! Nathan! Stai bene? Sì, sta tranquillo. Se è questo quello che volete, accetto la sfida! Difenderò la mia porta a qualunque costo! Chi lo sa, magari almeno un tiro riesci a pararlo! Ti annienterò! Tiro dai 100 calci! Vi farò vedere chi sono! Non mi farò umiliare! ¡19-0 per la Royal! La Raymond ora dovrebbe giocare la palla, ma sembra che in piedi sia rimasto solo Glass. Io ho troppo paura, me ne vado! Ma che fa? Glass, preso dal terrore, si è tolto la maglia e ha abbandonato il campo. La Raymond è rimasta in 10! A questo punto la situazione è a dir poco disastrosa! E voi sareste dei calciatori? Mi fanno pena. Non segnerebbero un gol contro di noi neanche se giocassimo per una settimana di fila. Quel ragazzo ha ragione. I nostri non possono segnare nemmeno un gol. Farebbero meglio smettere di giocare e ritirarsi. Mai e poi mai! Eh? No! Non mi arrendo! Non è ancora finita, è chiaro? Giulia veniva spesso a fare il tifo per me. Questo sport le piaceva tanto. Purtroppo un giorno accadde una cosa terribile.
Per questo ho preso la decisione di abbandonare il calcio per sempre. Però mi vengono i brividi a vedere questo ragazzo che continua a rialzarsi e non si arrende. Giulia, spero che tu riesca a perdonarmi. Ma devo aiutare Mark. No! Ed è ancora gol! Con questa rete la Royal si porta sul 20-0! Ciao, Axel. Ah? Giulia, è impossibile! Oh no! Hanno fatto la prima mossa! Ti prego, Ax, non andare a giocare. Hai forse dimenticato tutto. Tu ricordi che cosa mi è successo per colpa del calcio, non è vero? E adesso vuoi tornare a giocare di nuovo, anche se sai quanto io lo odio. Tu chi sei? Parla! Che cosa dici, Ax? Sono io, Giulia! No, non è vero. Giulia era sempre felice quando mi vedeva giocare a calcio. La mia vera sorellina non ha mai odiato il calcio! Quel ragazzo lo conosco! Nel torneo dell'anno scorso, nonostante fosse un giocatore appena arrivato, è diventato subito una leggenda grazie alla potenza del suo tiro. Sì, è Axel Blaze! Ha indossato la maglia numero 10 abbandonata da Glass ed è entrato in campo per aiutare i giocatori della Raymond! No, aspetta! Tu non fai parte della squadra! Si calmi, professore. Per noi può anche giocare. Ecco... Beh... Ok, se vi sta bene, la Royal acconsente alla sostituzione, di conseguenza la partita può riprendere! Axel, sapevo che saresti arrivato! Tutto bene? Adesso che ci sei tu mi sento meglio! È ufficiale, il numero 10 della Raymond, Willie Glass, è stato sostituito da Axel Blaze! Ora vedrete cosa sa fare col pallone quel ragazzo. Quindi è lui che stavi aspettando fin dall'inizio. Andiamo con la zona micidiale! Zona micidiale! Ok! È incredibile! Blaze ha evitato la zona micidiale, ma invece di provare a intercettare il pallone corre verso la porta della Royal! Cosa fa? Speriamo solo che non scappi come Willie Glass! Ho capito! Sta correndo così perché si fida di me! So che posso parare quel tiro! E dopo che l'avrò fatto, potrò passargli la palla fin laggiù! Mano di luce! Sì, ce l'ha fatta! Mark Evans è riuscito a parare il tiro! Vai, Axel! Tocca a te! E il passaggio è preciso per Blaze! Tornado di fuoco! Ehi, ma quello è il tornado di fuoco! È un tiro leggendario! Ed è gol! È accaduto un miracolo! La Raymond è finalmente riuscita a segnare una rete contro la Royal Academy! Non mi sembra vero! La Royal Academy mi ha appena comunicato che ha intenzione di abbandonare la gara, perciò la partita termina qui! Sì, è vero! Mark Evans ha dimostrato di avere un grande carisma e questo ha portato Axel Blaze a cedere al suo fascino. Abbiamo fallito. Il ragazzo sconosciuto non ha interferito in alcun modo. Allora passeremo alla fase 2. Quindi, attiviamo la Ogre? No, è il nostro asso nella manica. È meglio utilizzare tutti gli elementi a disposizione in quell'epoca finché ci è possibile. Sì, signore. Così la Raymond parteciperà al Football Frontier, ma cosa possiamo fare per intralciare il suo cammino? Nella vita un piccolo incidente può sempre capitare. Come quello, per esempio, che una volta è capitato alla sorellina di Axel Blaze. Bene, ragazzi, ora dobbiamo vincere tutte le partite, sia che si tratti di amichevoli che delle eliminatorie per il Football Frontier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ancora tu, ma è un incubo. Sì, sono ancora io. È inutile che tu venga qui, la mia risposta è sempre no. Anche se ti chiedo di fare una scommessa? Vuoi scommettere con me? Proprio così. Quell'investigatore che viene spesso qui mi ha detto che tu eri un portiere. Immagino che parli del vecchio Gregory, l'ho sempre saputo che era un chiacchierone. Ehi, che fai? Ma? Il signor Smith mi ha detto che tu eri un portiere fenomenale. So tutta la storia. E voglio darti l'opportunità di calcare di nuovo il terreno di gioco. Perché ti sembrerà strano, ma la tua vita non è finita. Mark, se pensi di convincermi ti sbagli. Ti lancio una sfida. Una sfida di che genere? Calcistica, ti spiego le regole, sono molto semplici. Dai, sentiamo. Dovrai tirare 3 volte in porta. Se io parerò 3 tiri su 3, tu diventerai il nostro allenatore. Accetto, così mi lascerai in pace. Va bene? Iniziamo! Però... Caspita, che tiro potente! Eh sì, si vede che è stato nella Inazuma. E uno è andato! Non era niente male! Mi sto scaldando! E anche il secondo l'ho parato. Al tuo posto non canterei vittoria. Ho a disposizione un altro tiro e potresti scordarti di avere un nuovo allenatore. Ok. Bene. Ora prova a parare questo se ci riesci.
di luce! Non ci credo. La mano di luce. Siamo alla finale del torneo. Ci siamo allenati duramente in questi ultimi giorni e abbiamo le carte in regola per battere la Royal Academy. Sì! La nostra squadra è carica. Hanno il morale alle stelle. Spero tanto che riescano a vincere il torneo. È tutto a posto, Seymour? È tutto a posto, mister? Sì. Vi voglio dire una cosa, ragazzi. Dovete mettercela tutta, è chiaro. Solo così non avrete rimpianti. Sì, mister! Che cosa ci fai qui, Jude? La Raymond è diventata molto forte. Quindi mi piacerebbe avere il permesso di giocare questa partita in modo pulito e senza trucchi. Sta tranquillo, la Royal ha già la vittoria in tasca. Che cosa intende dire, signore? L'obiettivo di ogni buon comandante è quello di vincere la partita ancor prima di averla disputata. Con permesso, signore. Signore e signori, il momento tanto atteso è finalmente arrivato! La Raymond Junior High e la Royal Academy stanno per fare il loro ingresso in campo! Oh, mamma mia, è successo un incidente spaventoso! Delle travi d'acciaio sono cadute dal soffitto schiantandosi sul terreno di gioco con un vuoto terrificante! Oh no! Non posso crederci, non pensavo che arrivasse a tanto. La polvere sollevata dalle travi d'acciaio si sta diradando. Come staranno i giocatori della Raymond? Oh, guardate, sono tutti sani e salvi! È proprio così, sembra che non si sia ferito nessuno! È incredibile, davvero incredibile! Siamo stati fortunati. Jude ha capito tutto e mi ha avvertito appena in tempo. Se non fosse stato per lui, ora... Un altro fallimento. È tutto qui quello che ha saputo fare Ray Dark. E così, nonostante il suo immenso potere, nemmeno lui è riuscito a eliminare Mark Evans. Questo significa che il ragazzo è un avversario da non sottovalutare. Chi sarà il vincitore? La gloriosa Royal o la sorprendente Raymond? La partita comincia e la Raymond si lancia subito in attacco! Tu, Kevin! E adesso... Dragon... Tornado! Barriera di forza! Non ti permetterò mai di superarmi! Sharp si libera facilmente di Wallside! Ora è a tu per tu con Evans! Prendi questo! Ce la farà a segnare? Un momento, quello è Blaze! È rientrato in difesa ed è riuscito a bloccare il tiro! Il contrasto è stato molto duro! Jude! Credo ciecamente nel mio piede destro. Vinceremo questa partita. Pinguino Imperatore numero 2! Guarda che cos'è! Un tiro incredibile mai visto finora! È diretto verso la porta difesa da Evans! Non riuscirai a battermi! Mano di luce! Ed è gol! La Royal ha segnato! La tecnica della mano di luce di cui Evans va orgoglioso è stata superata dal nuovo tiro della Royal! Ora segnerò un altro gol e chiuderò questa partita. Sharp butta una palla alta in avanti! Alcuni giocatori della Raymond si sono messi davanti alla porta! Zona micidiale!
L'intervento di Shearer salva la sua squadra! Bobby! Incredibile salvataggio sulla linea di Bobby Shearer! Walton batte il calcio d'angolo! Con un passaggio preciso la palla arriva a Sharp! Sharp la passa a Sandford che gliela restituisce! Calcio gemello! La Royal sta sfoderando un nuovo colpo! Raffica esplosiva! I pugni di Mark sono quasi invisibili a occhio nudo! Deve trattarsi di una nuova tecnica speciale! Dragon Crash! Barriera di forza! Non puoi fare niente contro la mia difesa! La barriera di forza si basa su un sistema d'onde d'urto. Respinge qualsiasi tiro arrivi da una certa distanza, ma non può respingere quelli che arrivano da molto vicino. Che cosa? Ora lo vedrai! Dragon Tornado! Gol! La Raimon è riuscita a pareggiare! Sei grande! Pinguino Imperatore numero 2! Questa volta lo parerò! Mano di luce! Il Pinguino Imperatore fa indietreggiare il portiere! È così micidiale questo colpo? Resisti! Ivan si indietreggia pericolosamente! Se non riesce a fermarsi sarà 2-1 per la Royal! Devo riuscire a fermarlo! Ce la devo fare! Questo tiro non entrerà! Incredibile! Stiamo assistendo a una doppia mano di luce! Ce l'ha fatta! L'ha parato! Grande Mark! Vai, capitano! E adesso datevi da fare! Sì, ci penso io. Scatto repentino! Vortice implacabile! Questo pallone deve entrare in porta! Blaze e Wallside saltano all'unisono! Super barriera di forza! Che cosa? Un momento! Ivans ha lasciato la sua parte ed è andato in attacco! Doppio trampolino in azzurra! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Davvero incredibile, signore e signori! La Raimon ha segnato al termine di un'azione che ha coinvolto persino il portiere della squadra! Ragazzi, siete migliori! Siete bravissimi! La partita finisce qui! La Raimon ha vinto! Dopo moltissimi anni la Royal Academy è stata sconfitta! Presto ci sarà il campionato! Sì, vedrai che ce la metteremo tutta anche in tuo onore! Questo significa che non lo sai ancora. Cosa? Beh, che anche la Royal Academy parteciperà al Football Frontier. Ogni anno la squadra che ha vinto l'edizione precedente è autorizzata d'ufficio a partecipare al torneo. Purtroppo per te il regolamento parla chiaro. La Raimon è una squadra davvero forte. Però non importa. Da questo momento noi abbiamo un nuovo obiettivo. Vuoi spiegarti meglio? Al Football Frontier la Royal si prenderà finalmente la sua rivincita. Oh, lo vedremo. Ciò che conta è che potremo giocare un'altra volta contro di voi. Ci troviamo nel mitico Frontier Stadium, già teatro di battaglie inenarrabili. Che il Football Frontier abbia inizio! Ecco sfilare i giocatori della squadra vincitrice del distretto di Kanto, la Raimon Junior High. Dietro di loro la Royal Academy. È stata ammessa in quanto detentrice del titolo e lo difenderà con tutte le sue forze. Infine resta ancora solo una squadra da presentare. Diamo il benvenuto alla Zeus Junior High, che è stata invitata a partecipare alla fase finale per la bravura dimostrata in campo.
Mi hanno appena informato che la Zeus non è riuscita ad arrivare in tempo per partecipare alla cerimonia di apertura. Strategia Shuriken del cuneo perforante! Che succede? Ali di fuoco! Tornado di fuoco! La Royal Academy ha vinto il primo incontro, vero? Grandi. È finita 10-0 a favore della Zeus. Sì, è stata annientata. Hanno usato delle tecniche che non avevo mai visto prima. La Royal Academy è stata letteralmente travolta. Mio fratello oggi non è sceso in campo e comunque non avrebbe fatto alcuna differenza. Se fosse entrato avrebbe solo rischiato di farsi male. Di' la verità, ti senti frustrato, vero? Certo che sì! Vorrei battere la Zeus e pareggiare i conti! E perché non lo fai? Perché la Royal Academy ha deciso di ritirarsi dal Football Frontier. E così tu hai deciso di arrenderti, Jude, dico bene? Però un modo per rifarti ci sarebbe. Sì, è vero, la Royal ha deciso di ritirarsi dal Football Frontier. Ma la vita continua, e anche il torneo. Eh? Ed è gol! La Farm Union Rai si porta in vantaggio! La loro difesa è imbattibile. Se non si inventano qualcosa, perderemo la partita. Ehi, ragazzi! Che c'è che non va? Perché quest'aria triste? Su, coraggio! Adesso non venitemi a dire che avete gettato la spugna! Questa partita non è ancora terminata! Giocheremo fino alla fine! Sono stato chiaro? Servirebbe un altro colpo speciale che purtroppo non abbiamo, Mark. Ce l'abbiamo già, un colpo speciale! Eh? La nostra forza non è nel Dragon Crash, e se per questo nemmeno nel doppio fulmine in Azuma, ragazzi! La nostra miglior tecnica speciale è sempre stata una grande tenacia, l'abitudine a non mollare mai! La nostra grande tenacia. Sì, è vero. È sempre stato così, sin dall'inizio, contro la Royal Academy, contro la forte squadra della Occult, oppure contro quelli della Wild, o contro quelli della Brainwashing, contro i ragazzi dell'Otaku, persino contro la Shuriken, vi ricordate? Noi non abbiamo mai mollato, è per questo che oggi siamo qui. Abbiamo fatto tanti sacrifici. Se mollate ora, ve ne pentirete per sempre. Il nostro vero segreto è lottare fino alla fine. Il nostro vero segreto, ma certo. Bravo, Mark! Oh, capitano! Sei grande! Hai ragione! Siamo con te! Tutti noi! Fino in fondo! Finalmente ho capito. Ecco qual è il vero segreto della Raymond. È Mark. È lui il pilastro della squadra. Anche Ivan sparte all'attacco! Ora tutta la Raymond è proiettata in avanti! Non dobbiamo mollare, non dobbiamo mollare, non dobbiamo mollare! Jude! Ariete Inazuma! Pronti! Ne è passato di tempo. Come stai, Silvia? Eric, sei tornato! La Raymond ha migliorato il suo gioco in attacco dopo l'ingresso di Eric Eagle, un giocatore arrivato espressamente dagli Stati Uniti per partecipare al torneo! Tri-Pegaso! Tyler! Thomas! Sì! Il triangolo Z è formato! Yeah.
No! Gol! Alla fine di una partita combattutissima, la Raimon si qualifica per la finale del torneo nazionale! Mark Evans è davvero impressionante. Tutti i giocatori della Raimon sono abbagliati dal suo carisma. L'unica cosa che possiamo fare è distruggerlo. Bowser! Non possiamo più aspettare. È il momento di usare il nostro asso nella manica. Lanciamo la missione Ogre. Agli ordini. Scusi, ammiraglio. Come ci comportiamo con quel ragazzo misterioso che abbiamo scoperto? Può essere pericoloso. Scordatevi di lui. Se fino ad ora non ha fatto nulla, non rappresenta un problema. Uomini della Ogre! Siete pronti all'azione? Certo, signore. Il vostro obiettivo è correggere il corso della storia. Vi chiamerete Ogre Academy. Sì, signore. Bene, andiamo. Signori, possiamo cambiare il corso della storia per riuscire a fare in modo che tutti disprezzino il gioco del calcio. Quest'oggi noi scriveremo una nuova verità storica. Oh no! Ma che cosa sta succedendo? Nell'altra semifinale del torneo Football Frontier, lo scontro tra la Zeus e la Ogre Academy si è concluso con un risultato impossibile! Avete battuto degli dei, ma come avete fatto? Semplice, perché siamo orchi. Gli dei ce li mangiamo in un boccone. La fase 1 della missione è stata completata! Accidenti! Sono più forti di quanto immaginassimo! Dobbiamo agire in fretta! È quello che ci aspettavamo. Anche applicate al calcio, le capacità di combattimento della Ogre sono eccezionali. Non poteva che essere così, perché la Ogre è una unità speciale composta da soldati selezionati, addestrati a battersi in qualsiasi ambito. Ragazzi! Nathan, che succede? Ragazzi! Non ci crederete, ma la Zeus ha perso 36-0. Ma tu stai scherzando? Non può essere. Una squadra forte come quella non può aver subito così tanti gol. È una cosa impossibile. Chi li ha battuti? È stata la Ogre Academy. Io non la conosco. Un momento. Ma questa squadra non c'era alla cerimonia di apertura. La Ogre Academy. Finalmente il gran giorno è arrivato! Stiamo per assistere alla finale del torneo Football Frontier che incoronerà il miglior istituto del paese! Da una parte c'è la Ogre Academy, che nella semifinale ha sbaragliato la Zeus con un'incredibile valanga di gol! E dall'altra la Raimon, che durante la fase eliminatoria ha attirato l'attenzione del pubblico! Ok ragazzi, siamo arrivati alla finale! Quindi mettiamocela tutta per conquistare la vittoria! Sì! Saranno loro! Che succede? Ma che succede? Che cos'è? Guardate là! Ma che succede? Io non credo ai miei occhi, ragazzi! Signore e signori, non so cosa stia accadendo. Il Frontier Stadium si è misteriosamente trasformato. Ora il campo è completamente diverso. Un momento. E quelli chi sono? Professor Killard, è arrivata la Ogre. Sì, li vedo. Io devo agire subito. No, aspetta, Cannon. Non è ancora tutto pronto. Cavolo! Io sono il capitano e mi chiamo... Mark Evans, giusto? Sì, giusto. Io invece sono Bash Lancer. Spero che giocheremo una partita leale. Che sciocchezza. Oh? Non ci può essere lealtà con il nemico. Oh? Il nemico? Preparatevi a combattere! Oh. Ai vostri posti! Mark, anche noi dobbiamo metterci in posizione. Hai ragione. Bene, signori, ci siamo. Tra poco su quel campo di battaglia Mark Evans rinuncerà per sempre al gioco del calcio. Ogre Academy, fategli vedere quanto è stupido questo sport! Eliminate alla radice l'idea di questo gioco!
Uomini della Ogre, cominciate il combattimento! Ricevuto! Parte la fase 2. Axel, andiamo! Sì! La Raimon si porta subito in attacco! Tu, Ajud! Ma che fanno? Non si muovono! Ma che succede alla Ogre Academy? I giocatori restano immobili! La Raimon riesce ad arrivare indisturbata davanti alla porta avversaria! Se volete facilitarmi la vita, non mi lamenterò! Vai, Kevin! Segna! Con uno scatto supersonico, Triumvir ha rubato la palla a Kevin! La prendo io! Nathan porta via la palla a un avversario! Giocano in modo diverso rispetto alla partita contro la Zeus. Ma vogliono giocare o no? Non lo so, perché non cercano di riconquistare la palla? Non riesco a capire. Ragazzi, non preoccupatevi, pensiamo soltanto ad attaccare. Sì! Tu, Axel! Ok, fai gol! Gunther gli blocca la strada! Li hanno fermati di nuovo! È un vero peccato, era un'occasione fantastica! Ragazzi, non vi pare che questa situazione sia veramente strana? La Raimon ha ripreso il possesso palla! Che cosa significa tutto questo? Ma che gioco stanno giocando? È tutto molto strano, ve lo dico io! Ma perché Axel e gli altri non tirano in porta? I ragazzi sono arrabbiati perché non riescono ad attaccare. Ma perché quelli della Ogre non passano all'azione? Ecco la fine del primo tempo. Il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Anche se la Raimon ha condotto la partita, non è riuscita a finalizzare. Ma perché non attaccano? Non riesco proprio a capirlo. Tutto questo è strano. Lasciate che vi dica una cosa, ragazzi. L'atteggiamento della Ogre mi sta facendo davvero arrabbiare. Prenditela con te stesso. Ti sono capitate un sacco di occasioni. Sì, ha ragione. Perché non hai mai tirato in porta, Kevin? Perché non ce l'ho fatta? Noi abbiamo avuto un'impressione diversa. Non sarà che avete sottovalutato la situazione? Non so che dirvi. È una sensazione che non riesco a spiegare. È molto semplice, ci impediscono di tirare. Per la precisione, non ci lasciano nemmeno avvicinare alla porta. Allora dovremo trovare il modo di passare, costi quel che costi. Aspetta, Max, non vorrei metterti a giocare duro. No, però dobbiamo cambiare ritmo. Ragazzi, questa situazione mi mette molto a disagio. Non mi piace giocare a calcio così. Coraggio, Jack! Ora basta, su col morale! Lo so bene come vi sentite. Nel primo tempo abbiamo avuto l'impressione di non giocare nemmeno a calcio. Io non so che cosa possiamo fare, però noi non possiamo cominciare il secondo tempo con questo stato d'animo! E cosa cambia? Alla fine andrà comunque allo stesso modo. Non c'è via d'uscita. La Raimon comincia a cedere. Il piano sta cominciando a funzionare. Tra poco detesteranno il calcio. Un ottimo lavoro, Bausen. Passiamo alla fase successiva. Allora, professor Killard, a che punto siamo? Ne mancano ancora due. Devi cercare di resistere, Cannon. La partita sta per ricominciare sullo 0-0. Le squadre giocheranno come nel primo tempo o vedremo dei cambiamenti? Ora sono i giocatori della Raimon a non muoversi. Sharp si porta in attacco. Eric, ora tocca a voi. Bobby, Mark! Volo della Fenice!
La Remo riesce a tirare in porta! È un tiro dalla distanza calciato dopo aver attirato la Ogre nella propria metà campo! Presa voltaico! Che cosa? Il portiere della Ogre blocca il tiro senza problemi! Beh, almeno abbiamo tirato in porta! È vero! La prossima volta ce la faremo! Certo! Passiamo alla fase 3. Attenzione! Raffica micidiale! Mano di luce! La Ogre Academy passa in vantaggio! La velocità e la forza dei suoi giocatori non hanno lasciato scampo a Raymond! Steve! Todd! Max! Accidenti! Hanno deciso di fare sul serio. Sì, hai ragione. È questo il loro vero modo di giocare. Cavolo, devo intervenire o sono guai. Ragazzi, state tutti bene? Sì. Ci dispiace molto, sul serio. Timmy, Jim e Sam, al loro posto entrerete voi. Va bene. Coraggio, andiamo. Sì. L'allenatore della Raymond non perde tempo e sostituisce i giocatori infortunati. No, Axel, accidenti! Fermiamolo! Sì! 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 Lancia micidiale! Oh no! Questa volta ce la farò! A pararlo! Mano del colosso! Academy! Molti giocatori della Raymond sono rimasti a terra infortunati in seguito ai terribili colpi degli avversari! No! Guardate che faccia! Veder cadere i propri amici e compagni di squadra uno dopo l'altro sta sicuramente minando la sicurezza di Mark Evans. Signori, stiamo assistendo alla caduta dei suoi ideali, godetevi lo spettacolo! La situazione per la Raymond è disperata. In questo momento la squadra conta in totale 6 giocatori infortunati. Quelli ancora in piedi rimangono in campo con enorme difficoltà e sono in balia dei colpi della Ogre. Cavolo! Mark Evans! Rinuncia al calcio. Ma non lo vedi? Com'è ridicolo questo sport? La tua inutile passione per il calcio sta facendo del male ai tuoi compagni di squadra. La mia inutile passione. Continuando così andrà sicuramente a finire male. Professor Killard, allora? Scusami per averti fatto aspettare. Tutto quello che mi avevi chiesto è finalmente pronto. Adesso puoi agire. Grazie, grazie tante, professore. Io devo proteggere il presente di tutti. Anche il mio, naturalmente. Via! Smettetela di comportarvi così! Noi vogliamo solo giocare a calcio, è chiaro? Se volete fare dei tiri, fateli in porta! Rinuncia al calcio! Altrimenti ti farò sparire dalla faccia della terra! Ah!
Lancia micidiale! Mark, spostati! Appena in tempo. Ma chi è? Alla fine è intervenuto. Che cosa facciamo? La missione continua, naturalmente. Ehi, ma tu chi sei? Piacere di conoscerti, bisnonno. Scusa, che cosa hai detto? Beh, lascia che ti spieghi. Ma chi è quel ragazzo? L'ha chiamato bisnonno. Ci troviamo in una situazione mai vista prima nella storia del Football Frontier. Mancano 10 minuti alla fine e la partita è giunta a una svolta inaspettata. Io mi chiamo Cannon Evans e sono qui per giocare a calcio con voi. A dire la verità, io sono venuto perché sono il tuo bisnipote, bisnonno Mark. Sei il mio bisnipote? Ascolta, ragazzo, tu mi stai prendendo in giro, dico bene. Ma come può pensare che crediamo che venga dal futuro? Guarda! Oh, accidenti! Ma questo è il quaderno del nonno! Sì, è proprio lui, ci sono i commenti che ho scritto io. È importante concentrare l'energia sotto l'ombelico. Cosa? Riesci a leggere la mia calligrafia? Lo sai, Mark, penso che a questo punto possiamo credergli. Anch'io mi fido di lui. Cosa, Axel, anche tu? Dai, facciamolo giocare. Ma è un azzardo. Ascoltami, bisnonno, io ti sto osservando ormai da molto tempo. Il momento è critico, perdonami se ci ho messo tanto ad arrivare. Ma di cosa stai parlando, scusa? Mi riferisco alla partita che state giocando con loro. Voi mi fate pena! Non vi permetterò di cambiare il corso della storia per i vostri sporchi fini. E che cosa pensi di fare da solo? Io non sono solo. Ho solo ritardato un po' perché volevo riunire i migliori giocatori in circolazione. Ragazzi, venite pure! Sono come il vento! Direttamente dall'Alpine Junior High, ecco a voi Sean Frost! Sono al tuo servizio, dalla nazionale giovanile giapponese, Austin Hobbs! Lo stesso per me! Mi presento, Archer Hawkins! Dalla Genesis, la squadra dell'Alius Academy, Xavier Foster! Per finire, dalla squadra nazionale italiana, Paolo Bianchi! Ma voi chi siete? Capisco il tuo stupore, Mark. Però ti posso assicurare che noi ti conosciamo molto bene. Adesso ti spiego. Questi ragazzi sono tutti compagni di squadra che tu avrai nel futuro. Sono venuti qui per aiutarci perché adorano il gioco del calcio tanto quanto te, bisnonno. Sì, esatto, è proprio così. Voglio darvi una mano perché noi ti dobbiamo molto, Mark. Capitano, ragazzi, sarà un piacere giocare con voi. Signor Hillman, e voi, ragazzi, contate su di noi. Sono felice di poter giocare al fianco di Mark e di tutti voi. Mark, è un onore poter giocare insieme. Ehi, Mark, perché ti sei messo a piangere? Perché non capisco! Non capisco che cosa stia succedendo, ma mi è davvero commosso vedere che tanti amici sono venuti ad aiutarci solo perché amano il calcio. Questo mi ha emozionato. Devi sapere che nel futuro la gente, seguendo le imprese che avete compiuto, ha scoperto quanto sia fantastico il calcio. Stanno succedendo cose bellissime. Ma dici sul serio? Sì, ed è per questo che dobbiamo proteggere il vostro presente. Adesso vi credo, mi fido di voi. Quindi vi prego di difendere l'onore di questa maglia. Ce la metteremo tutta, ci impegneremo al massimo. Bene, amici, uniamo le nostre forze per sconfiggere la Ogre. Sì! Sì! Bash, facciamola finita, distruggili. Sì, ricevuto. Mark Evans, non ha importanza chi sia venuto ad aiutarti. Il combattimento andrà avanti. Cosa? Questo non è un combattimento, è una partita.
Mr. Hillman. D'accordo, effettuo una sostituzione. Stiamo assistendo a una finale ricca di colpi di scena. Questa partita così turbolenta sta per riprendere. Mancano 10 minuti alla fine e la Raymond ha sostituito 6 giocatori. Questa mossa cambierà il risultato o la Ogre riuscirà a difendere il vantaggio? Su, forza bisnonno! Facciamogli vedere come si gioca! Sì! Ehi, Bash! Io non voglio rinunciare al calcio! Questi amici sono qui perché adorano questo sport! Arrivano! Fermo! Io non intendo perdere! E vai, quel ragazzino se la cava molto bene! Non finisce qui! Ora vi farò vedere di cosa sono capace! Ruggito della tigre! Tu, Axel! Fiammata suprema! Vai! Sbalorditivo! Questo è un tiro combinato che ha fuso il ruggito della tigre con la fiammata suprema! Presa volgata! Siete grandi, bravi! Ed è gol! La Raymond è finalmente riuscita a violare la porta della Ogre! Ehi, amico, mi hai fatto un bel passaggio! Il merito è tutto tuo! È stato un tiro superlativo! E adesso, concentriamoci sulla rimonta! Amico, in fatto di velocità non mi batte nessuno, credimi! Ehi, Axel, quando ti passo la palla, tira! Richiamo del lupo! Sì! Fiammata suprema! Vai! Gabbia elettrica! Ma come ha fatto a parare quel tiro? Utilizzando una nuova tecnica, il portiere della Ogre ha bloccato la fiammata suprema! Che cosa? È mia! Cannon! Perfetto! Cannonata rovente! Vai! Gabbia elettrica! Gol! La Raymond riesce a pareggiare! Sì! Ce l'ho fatta, sì! Bravissimo, Cannon! Sei stato grande! E con questo siamo due pari! Bash! Ascolta, devi eliminare lui per primo. Non serve che ti spieghi quanto è importante questa battaglia, vero? No, signore. Cannon! La Ogre passa al contrattacco! Hanno cambiato strategia di gioco! Cannon! Con un incredibile intervento, Swift riesce a deviare il pallone! Io non potevo permettere che ti colpissero di nuovo, amico mio! Ti ringrazio, Nathan! Andiamo! Sì! Ci sono! Spada! Micidiale! Ehi, Cannon! Combina il tuo tiro con il mio, forza! Va bene! Ah!
cannonata rovente! Vai! Grazie alla potenza della spada micidiale, la cannonata rovente è ancora più forte! Sì. Ce la può fare! Alta tensione! È una tecnica mai vista! Il portiere ha estratto dalle spalle due nuovi difensori! Contro questa tecnica non avete speranze! Cannon! Deve essere dura vedersi parare un tiro del genere. Coraggio, ragazzi! Cercate di tenere duro! Non datevi per vinti! Ragazzi, reagite! Su, distruggiamoli! Arriva! Accidenti! Oh no, Jack! Cavolo! Con quest'ultima serie di azioni la Ogre ha dimostrato di avere una potenza d'attacco incredibile. Per la Raymond la partita si mette male. Per voi ormai è finita. Dovete prepararvi al colpo finale! Lanza micidiale! Bisnonno! Non è finita! Ora basta! Non ci arrenderemo mai! Attacco volante! Andiamo, ragazzi! L'attacco volante! Sei riuscito a fermare la lancia micidiale! Io continuo a crederci! Credo nel calcio del mio bisnonno! Sì, anche noi! È questo ciò che ci unisce! Già, il motivo è semplice! Il calcio di tutti! Che forza! Arriviamo! Meteora dirompente! Stand up, stand up, let's go! Alta tensione! Gol! Evviva! Sì, ce l'abbiamo fatta! Mark Evans, me la pagherai cara! Ti spazzerò via! Io non posso perdere! Non accetterò la sconfitta! Triangolo! Micidiale! Mark Evans! Rinuncia al calcio! O ti annienterò! Mark! Capitano! Attento! Bisnonno! No, mi dispiace. Non intendo rinunciare al calcio. Finché avrò così tanti amici che amano questo sport, io non lo lascerò mai e poi mai! E arriverà nel futuro! Ma no! Ti fermerò!
lo sapevo. Il mio bisnonno Mark è fantastico! Ed ecco il fischio finale! Vince la Raymond per 3-2! Sì! 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 La nostra missione è fallita, abbiamo perso. Ehi, Bash! Il finale della partita è stato incredibile! Sono contento di aver giocato contro di voi. Chi lo sa, magari noi ci incontreremo di nuovo. Se così pensi di incantarmi, ti sbagli di grosso. La partita è terminata, Bash. Non siamo più rivali. È questo tuo modo di pensare che sta rendendo gli umani del futuro deboli. Si sono dimenticati che cosa sia la vera forza. È per questo motivo che dobbiamo cambiare il futuro. No, ti sbagli. Credimi, ogni persona l'ha già dentro di sé la vera forza. È quella che abbiamo nel cuore. Non conta la lotta in sé, ma il coraggio di affrontarla. Quindi se saremo coraggiosi potremo cambiare il nostro futuro. E per finire, lascia solo che ti dica un'altra cosa, Bash. Avere i nostri amici vicino ci darà più forza. Il coraggio. Gli amici. Sì, sono d'accordo. Dobbiamo ritrovare il coraggio per affrontare le avversità della vita. Hai ragione, Mark Evans. Anche se spaventa, il nostro futuro dipende solo da noi. Ce la farete. Con la forza che avete dentro il cuore. Ne sono certo. Ma che cosa succede? Bisnonno! Kenon, bisnipote! Grazie, Sean. Grazie, Xavier. Anche a te, Archer. E a te, Austin. E a Paolo. Lo sai, Mark, io e tutti i ragazzi non vediamo l'ora che arrivi il giorno in cui giocheremo di nuovo insieme. Vi ringrazio. Ok, bisnonno, è il momento dei saluti. È stato davvero emozionante giocare a calcio insieme a te. Anche per me, credimi, Kenon. Buona fortuna, bisnonno Mark. Buona fortuna, bisnipote. Thank you.
信じられないディアンス。カノンが未来から来たなんて。あいつはサッカーが大好きだ。だから俺は信じる。サッカーを好きな奴に悪い奴なんていない。お前らしいな。カノンが未来から来たのかどうか確かめる方法が一つだけあるぞ。どんな方法だよ。長生きをすることだ。ひ孫が生まれるまでな。 しかし遠藤ならその時までちゃっかり生きてそうだな。言えてるわね。そうか、そりゃありがとう。なんで「ありがとう」になっちゃうの。なんか嬉しいからさ。劇場版稲妻イレブン今日の格言。 勇気があれば未来だって変えられる。以上。